Oltre 100 donne e uomini impegnati nell'operazione Alto Impatto del 17 e di ieri 25 maggio per il controllo del territorio pescarese. Il bilancio del prefetto Giancarlo Di Vincenzo assieme agli esponenti delle forze dell'ordine. In totale 9 le persone arrestate, 17 quelle denunciate, 607 le controllate, 36 posti di controllo e sequestro di sostanze stupefacenti tra eroina e cocaina, hashish e marijuana. Eppure il prefetto fa una considerazione confortante. L'invito è rivolgersi alle forze di polizia che sono presenti, attenti e sensibili e che io ringrazio continuamente. Fermo restando, come dicevo poc'anzi, l'andamento dei reati in questo territorio è in calo, quindi l'impegno che stanno mettendo le forze di polizia, così come la collaborazione ai cittadini, sta producendo risultati. Nell'ambito di una strategia a 360 gradi che prevede anche interventi sul sociale, come dicevo, tra poco ci riuniremo di nuovo col tavolo delle periferie e sapete tutte le altre iniziative che abbiamo messo in campo in questi mesi. Portiamo avanti una strategia complessiva a 360 gradi, quindi i risultati arrivano non lavorando soltanto su un aspetto, ma su diversi aspetti. Insomma, i cittadini vogliono sentire la presenza delle forze dell'ordine. Sì, le forze dell'ordine ci sono, rispondono, sono presenti, c'è grandissima attenzione su diversi aspetti, come dicevo poc'anzi, fermo restando che l'andamento della lettuosità in questa provincia è in calo. E quindi di questo dobbiamo anche tener conto. Operazioni importanti quelle effettuate, dice il prefetto, ma quali reati sono stati riscontrati? Ma reati prevalentemente riconducibili all'ambito degli stupefacenti, oltre ci sono state diverse denunce per il mancato rispetto di quei provvedimenti amministrativi, fogli di via reati connessi alla ricettazione. Sono iniziative particolarmente importanti perché magari a volte qualcuno pensa che queste tipologie possono sfuggire al controllo da parte delle forze di polizia.